Noi non possiamo essere sicuri, come si era negli anni 70, che c'è già una rotta. E d'altra parte, come dicono ormai tutti gli analisti in qualunque campo disciplinare, tutte le nozioni che abbiamo hanno una scadenza, un termine di scadenza, esattamente come i medicinali, e quindi dobbiamo continuare a rimetterle a punto. E quindi noi vogliamo fare un pomeriggio dove, partendo dal tema principale, che è indagare il presente e indagare le possibilità di sviluppo, di trasformazione della città. La città in questa fase è stata l'oggetto più colpito dalla crisi, perché noi parliamo sempre di una crisi finanziaria, ma sappiamo che sotto la crisi finanziaria c'è la più grande speculazione della storia sulla città. La speculazione di capitale che si è riversata sulle città. Le grandi bolle finanziarie sono bolle economiche che sono scoppiate sulla una produzione di carattere residenziale che non corrispondeva ai bisogni, non a Pordenone, non in Italia, ma in tutto il mondo. E quindi questa è la situazione da cui dobbiamo partire. Noi abbiamo fatto questa ipotesi, un primo intervento che abbiamo affidato a Luca Bisogni, che è un ecologo, si occupa di valutazioni ambientali strategiche, dove gli scenari da sempre sono un elemento importante per riuscire a mettere a punto le valutazioni. Di solito gli scenari compaiono in maniera implicita, nel senso che il progettista del piano, l'amministrazione ha un'idea ben chiara, ma tuttavia Luca Bisogni nella sua relazione si costruisce degli scenari alternativi di valutazione, perché questi sono una parte indispensabile, come poi lui vi racconterà. L'operazione che abbiamo fatto da questo punto di vista a Pordenone è molto semplice: invece di far fare tutta la fatica agli analisti ambientali che si inventavano degli scenari per poi dire che il scenario che era stato prescelto dall'amministrazione era il migliore, siamo andati a vedere le carte e abbiamo scommesso che si sarebbe stati in grado di cominciare a elaborare, mettere in campo degli scenari alternativi, intesi proprio, come dice il sindaco, come strumenti aggiuntivi per una miglior progettazione, per arrivare a un piano strutturale, una componente strutturale, come dice la legge del Friuli, più consapevole, e che saremmo riusciti a farne più di uno e che tutti sarebbero stati delle scelte che sapevano di buono, erano delle scelte percorribili, perché tenuto conto del grandissimo lavoro che è stato fatto in questa sala per più di un anno, avremmo potuto estrarre degli elementi e delle indicazioni e mischiarle nelle strategie di rilancio urbano per ottenere dei buoni risultati. E questo, quindi abbiamo chiesto a Luca Bisogni di farci vedere il grado della disciplina da questo punto di vista, quali sono le opportunità e quali sono naturalmente anche le complessità della valutazione ambientale per scenari. Il secondo intervento l'abbiamo chiesto a Francesco Sbetti, che oltre a essere famosissimo urbanista è anche il direttore di Urbanistica Informazioni, che è la rivista più interessante del pacchetto dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, perché ha in tempo reale, e ormai in tempo molto reale visto che è una rivista digitale, ha la capacità di riportare tutti gli esperimenti che vanno a buon fine ma anche che hanno delle criticità, e quindi ci riporterà, facendo una sua sintesi, tutto quello che sta avvenendo, le criticità, le opportunità che sono state indagate e in qualche modo messe sotto il microscopio da parte dei tutori della materia, sia urbanisti ma anche architetti che si occupano di riqualificazione urbana e soprattutto di rigenerazione urbana. E su questo terzo tema abbiamo chiesto a un giovane già famoso architetto che si chiama Laurent Machet e che è consulente di un ministero francese
su cui abbiamo cercato di intenderci prima io e lui, che in realtà, come sarebbe bello anche in Italia, mette insieme il tema dei lavori pubblici ma anche dell'ecologia e della sostenibilità. In attesa di arrivare anche noi a un mix funzionale che dia più incisività alla capacità amministrativa dello Stato, chiederemo a lui una serie di spunti e di indicazioni su come è stata intesa in Francia, in particolare a Parigi, il tema della rigenerazione, inteso come possibilità di cambiare la città esistente tenendo conto dei valori e delle necessità del presente. Noi sul tema dei valori e sull'immutabilità della città esistente purtroppo abbiamo costruito un elemento di positività per quanto riguarda il centro storico e magari di negatività per altre parti della città, e quindi è interessante vedere che tipo di ragionamento sui valori, sulle potenzialità e sulle criticità che ci sono nel modificare l'immagine di un vissuto a cui la gente si è abituato e quindi dal punto di vista identitario attribuisce comunque magari più valore di quello che è dato dalla pura analisi di carattere architettonico. Okay? L'altro intervento è un intervento che riguarda invece direttamente il progetto del PRGC di Pordenone e verrà svolto da Michele Brunello, che è parte del gruppo di progettazione, mio collega nella stesura del piano, che riporterà un discorso di carattere metodologico su come è stato costruito dal punto di vista della metodologia, non come una serie di scenari alternativi. Non è un problema di busta 1, sceglie la busta 1, la busta 2, la busta 3, è un problema di quali sono, come diceva prima addirittura il sindaco in maniera molto lucida, quali sono gli ulteriori elementi e gli ulteriori strumenti che è possibile mettere in campo per verificare l'alternatività di una serie di scenari. Già avendo fatto una selezione dal punto di vista dell'opportunità delle direttive che l'amministrazione ha segnalato a noi come elementi da seguire, ma cercando di approfondirli dal punto di vista disciplinare. Poi naturalmente teniamo molto al dibattito che comincia oggi, ma poi può andare avanti come sempre. Ho visto guardando il sito di Pordenone Più Facile, e poi in forma di conclusioni, però conclusioni era quello che ho scritto io nella bozza che poi è passato alla stampa, ma che per l'assessore sono uno dei tanti dialoghi che sono stati fatti e che continueranno naturalmente, e quindi un dibattito che ci interessa fare adesso, di cui teniamo conto degli spunti come è sempre fatto a Pordenone Più Facile, e che naturalmente possono essere utili anche per fare un'altra cosa, per individuare altri temi per altri incontri come quello di oggi, che possono permetterci, con interventi di personaggi autorevoli ma esterni alla costruzione del piano, possono aiutarci a indirizzare meglio, ad approfondire i temi del piano.